Buonasera a tutti, sono Enzo Falzone, controllo avvicinato di Cernusco e quello che mi sento in dovere di dire oggi a tutti è quello che è successo tra ieri e oggi nelle varie chat che girano tra le classi delle varie scuole elementari, medie e asili nido, e cioè dove una chat che dice che ci sono due donne dell'ASL che con la scusa del controllo delle polveri sottili prendono e poi rubano, fanno e quindi fare molta attenzione e fare girare. Quindi questo messaggio così ha preso piede in tutte le varie chat, è arrivato anche noi il controllo avvicinato, ci siamo accertati un attimino fin dove potevamo, abbiamo appurato che trattasi effettivamente di una fake news, e cioè di quelle notizie che sono veramente deplorevoli perché non fanno altro che già fare più confusione di quello che ce n'è già abbastanza. Però questo vuol dire non abbassare la guardia, perché comunque abbiamo registrato nel mese scorso in un palazzo in via Leonardo da Vinci, dove abita dei vicini di casa dei miei genitori, dove sono entrati invece dei signori in casa di una persona anziana a me conoscente, che io conosco, dove gli hanno fatto firmare un contratto con la scusa del dover cambiare le valvole che tutti abbiamo nelle nostre case, quelle che misurano il riscaldamento di casa propria, e ha dovuto fare alla fine un contratto di 2000 euro, denunciati dalla figlia e via dicendo, però ormai quando ha firmato il contratto ha firmato. Quindi fate comunque attenzione, denunciate queste cose, ma è importante, questo lo diciamo noi che siamo anche del controllo avvicinato, una notizia accertatela, prima di divulgarla nelle varie chat e dirla in giro. Si deve sapere perlomeno la via, chi è stato, da dove arriva la fonte, è importante, e poi ovviamente comunicare subito ai carabinieri e o comunque alle forze dell'ordine. Ciao e alla prossima.